Nonostante la grande diffusione delle campagne di sterilizzazione a favore dei cani che vivono in casa e dei randaggi, sono ancora i molti proprietari di cani e gatti che sono restii a sottoporre i loro animali a questo intervento. Le motivazioni possono essere diverse, ma la maggior parte di questi proprietari probabilmente ha dei pregiudizi al riguardo o non ne riconosce fino in fondo l'importanza. Riuscire a comprendere gli aspetti fondamentali della sterilizzazione è sicuramente un passo importante nella lotta al randagismo, grandissima piaga, ma anche per la tutela dei nostri amici a quattro zampe. La sterilizzazione consiste nell'asportazione di una parte dell'apparato riproduttivo al fine di interrompere l'attività sessuale e prevenire le gravidanze. Nel maschio è meglio conosciuta come castrazione. L'intervento prevede la rimozione dei testicoli, gli organi che producono e rilasciano gli spermatozoi. In questo modo non sarà più prodotto il testosterone, l'ormone responsabile, tra le altre cose, della capacità di riprodursi e dell'impulso ad accoppiarsi. La castrazione viene eseguita in anestesia generale e l'intervento ha una durata effettiva piuttosto breve. La ferita tende a richiudersi in pochi giorni e la probabilità di complicazioni è molto bassa. Nella femmina la sterilizzazione è più complessa e si tratta di un intervento vero e proprio. Gli effetti primari della sterilizzazione includono soprattutto la prevenzione delle gravidanze e l'inibizione del calore. Esistono due metodi: l'ovariectomia, che consiste nell'asportazione delle sole ovaie, responsabili della produzione delle cellule uovo che vengono fecondate quando entrano a contatto con gli spermatozoi, e l'ovario isterectomia, che invece prevede l'asportazione sì delle ovaie ma anche dell'utero, cioè dell'organo che ospiterà il feto dopo la fecondazione. In entrambi i casi il veterinario ha la necessità di aprire l'addome dell'animale perché gli organi da asportare si trovano all'interno del corpo a differenza del maschio. L'intervento di sterilizzazione della femmina ha una durata complessiva maggiore rispetto al maschio e prevede anche tempi di recupero post-operatorio più lunghi proprio per la presenza di una ferita chirurgica vera e propria. La sterilizzazione sia nel maschio che nella femmina andrebbe effettuata entro il primo anno di età. In questo modo si può prevenire nel maschio la comparsa di cattive abitudini come quella di scappare di casa per cercare delle femmine con cui accoppiarsi o di litigare con gli altri maschi del quartiere, e nelle femmine il rischio di tumori alla mammella. Sterilizzando una femmina, infatti, prima del primo calore, solitamente verso i 6 mesi di età, il rischio di tumori mammari si avvicina allo zero per aumentare in maniera esponenziale man mano che aumenta il numero di calori che la cagna ha attraversato. In ogni caso si può sottoporre un cane alla sterilizzazione anche quando è adulto. L'unico rischio è legato all'anestesia, che può diventare dannosa dopo una certa età. La sterilizzazione andrebbe effettuata per prevenire una lunga serie di situazioni, tra cui tumori alla mammella nella femmina, tumori dei testicoli nel maschio, infezioni all'utero, marcatura del territorio con l'urina, lotte territoriali e per l'accoppiamento con altri animali di casa o randaggi, fughe da casa per l'accoppiamento, gravidanze indesiderate e gravidanze isteriche, mastiti, malattie infettive trasmesse con l'accoppiamento e le lotte, aggressività da dominanza e incidenti fuori casa. Un altro dubbio che spesso i proprietari avanzano nei confronti della sterilizzazione è che faccia ingrassare gli animali. Tutto ciò non è vero, almeno non direttamente. La sterilizzazione non rende automaticamente il cane obeso, piuttosto è lo stile di vita più sedentario, le fughe d'amore che scompaiono e gli spuntini che allunghiamo ai nostri amici per non sentirci colpa a farlo ingrassare. Continuando a fargli fare attività fisica e garantendogli un'alimentazione sana, il problema dell'obesità non si crea. In ogni caso, l'aspetto più importante della sterilizzazione è senza dubbio la possibilità di contrastare il randagismo. Se tutti i proprietari di cani e gatti sterilizzassero i propri animali, si ridurrebbe il numero delle gravidanze indesiderate. Sterilizzare il nostro amico a quattro zampe può evitare 70.000 randaggi. Questo è il numero di discendenti che un cane o un gatto può generare nel giro di 6 anni. Immaginiamo di moltiplicare questo già grande numero per 10 milioni di cani e 7 milioni di gatti, tanti sono i gatti e i cani presenti oggi nelle nostre case italiane, per immaginare un'enorme invasione di cani.